Salemi e Pretelli insieme al GF VIP, la che imbarazza signorini, mi volete far licenziare. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tornati insieme. Dopo la missione pubblica di un momento di crisi. Il riavvicinamento è cosa fatta e a patrocinarlo è stato Alfonso Signorini, sia nel dietro le quinte che pubblicamente. Ieri sera, durante la puntata del 27 febbraio del Grande Fratello VIP, Pretelli si è presentato sul palco a sorpresa. Insieme alla sua compagna che invece è presenza fissa sin dall'inizio di stagione. Accolti dall'applauso del pubblico, i due personaggi amatissimi hanno confermato il superamento della crisi. Colpa tua se sono ancora qua Afonso, ha detto Pretelli divertito. Parlando proprio del ruolo da paciere che il conduttore avrebbe avuto nelle ultime settimane per risolvere le loro incomprensioni. Siete tornati insieme? Chiede il conduttore a Pretelli e Salemi, che commenta legandosi al tema della puntata, nella surrealtà della puntata mancava solo questo. Quindi Pretelli ha provato a dare spiegazioni, sottolineando che Signorini avrebbe avuto un ruolo fondamentale nella loro riappacificazione, la seduta psicologica che ci hai fatto ha dato i suoi effetti. Si lamenta sempre, ha aggiunto Salemi riferendosi al compagno, ma in clima scherzoso. A quel punto Pretelli ha alluso al poco tempo trascorso insieme a lei, per colpa del suo ruolo a Grande Fratello VIP, ma sì perché la sera vorrei un po' di intimità e questa sta con Twitter. Preferisce l'uccello di Twitter. Risate in studio è un'espressione imbarazzata per Giulia Salemi, visto il palese gioco di parole. Battuta che in prima istanza Signorini, a digiuno di social, non ha colto, questa non l'ho capita. Ha detto costringendo Pretelli a un ardimentoso tentativo di spiegazione del doppio senso. Quando Signorini ha colto l'antifono ci ha scherzato su, ma tu hai deciso che mi vuoi far licenziare. Cap, că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel, copilăria s-a maturizat sever. S-a lovit până acum de fel de fel, de oameni de păreri, în tipuri de caracter. Și văd cum un...